Buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Mondo Futsal Sud Pontino. Un saluto anche da parte di Felice Pantanella. Buonasera a tutti. E come al solito partiamo con il campionato di Serie B. Il campionato cadetto questa settimana ha osservato un turno di riposo, quindi la Virtus Fondi o Fondi Calcio a 5 che dir si voglia si è fermata per appunto osservare la sosta per le nazionali. Si riprenderà però sabato prossimo 1 febbraio al Palasport di Fondi, dove arriverà lo Sporting Lodigiani, squadra molto forte che può vantare tra le proprie fila giocatori dal calibro assoluto come Rubei, ex giocatore della nazionale italiana con più di 90 presenze, oppure il portoghese Moreira, già protagonista l'anno scorso in Serie C1 e che si sta confermando anche in Serie B. Ricordiamo che la squadra biancorossa si colloca per ora al quarto posto, a soli 4 punti dal Prato Rinaldo, quindi si preannuncia un match almeno sulla carta molto complicato per il Fondi Calcio a 5, che però sabato scorso, ricordiamolo, si è ben comportato in casa della capolista Prato Rinaldo, cedendo solo 3-2 nel finale. Quindi la speranza è che al Palasport di Fondi possa arrivare un'impresa per i ragazzi di De Simoni, che purtroppo per il momento stazionano ancora sul fondo della classifica del girone D. Eccoci al campionato di Serie C1, massima categoria, lo ricordiamo sempre, a livello regionale, che vede impegnata un'altra squadra fondana, quella del presidente Biasillo, ovvero la Gymnastic Studio Fondi. Leggiamo i risultati: pareggio tra Mirafin e Albano, risultato 1-1, il Circo Tennis Eur vince di misura contro l'Ardenza Ciampino 4-3, Lazio Calcetto impatta in casa sul proprio campo contro il Casal Torraccia, punteggio 1-1, Gymnastic Studio Fondi, partita che ci interessa molto da vicino, vince 4-1 contro la Capitolina, risultato un po' a sorpresa ma molto buona la prova degli uomini di Paluzzi che, nonostante le assenze, sono riusciti a fare bottino pieno. Derby di Civitavecchia si conclude con un pareggio 3-3, l'Olympus batte l'Isimed Tivoli 7-1, il Pomezia pareggia con il Lido di Ostia, buon risultato per i pometini 4-4, e infine Futsal Palestrina batte Atletico Ferentino sul proprio campo, risultato 2-0. Con questa vittoria la Gymnastic Studio Fondi veleggia in zone tranquille, per così dire salvezza tranquilla, quota 25 punti, quindi si toglie un po' dalla zona calda. Ottima la prova di Marco De Falco, che con il suo ingresso in campo ha un po' cambiato l'andamento del match, ha realizzato l'importantissima rete del 2-1 e del 4-1, quindi ottima la prova del pivot Gaetano, ma in generale di tutta la squadra fondana che si è imposta sulla Capitolina, che ricordiamolo è la quarta forza del torneo. Nel prossimo turno per la squadra di Paluzzi ci sarà il banco di prova Lido di Ostia, una trasferta dura perché i romani sono sì al sesto posto ma con una gara da recuperare, sono in piena corsa per i playoff, sarà sicuramente un esame molto importante per la squadra del presidente Biasillo, che però vuole continuare a ben figurare. Ben ritrovati, parliamo adesso di Serie C2, Girone C. I risultati sicuramente sono importanti per le nostre formazioni. Il Minturno che vince fuori casa contro l'Atletico Anzio Lavigno per 5-2, quindi dimostra ancora di più che questo Minturno deve solo arrivare allo scontro diretto con la Real Castelfontana per capire se una delle due è la più forte del girone, ma a quanto pare il Minturno sta facendo sicuramente la differenza. 3 gol per Di Stasio, poi ancora un gol per Davide Simeone e infine il brasiliano Faria. Altro match che ci interessa è quello fra Città di Minturno e Velletri, a sorpresa un risultato di parità, 5 gol per Zottola e un gol per Trede, quindi sicuramente un match che poteva essere diverso, ma chiaramente dipende anche dalla piastrella e quindi sicuramente il Velletri ha dato vita dura alla Città di Minturno Marino di Giampino De Clemente. Altra sconfitta per il Terracina 4-3 contro la Vigo Cisterna, quindi c'è qualcosa che non sta funzionando in queste due giornate. Del Duca, Raponi e Di Miccolo sono i gol segnati da parte del team terracinese. Luca Cardillo sicuramente dovrà lavorare la prossima settimana per cercare di fare meglio rispetto a queste due settimane che non sta funzionando tutta la perfezione. La classifica per la Serie C2 vede appunto Real Castelfontana 42 punti, a un punto c'è il Minturno, quindi sicuramente tutto si risolverà, ripeto, con il match di ritorno fra Real Castelfontana e Minturno. Per quello che riguarda Città di Minturno siamo a 22 punti, Terracina 20 e infine l'ultimo in classifica appunto il Pontina Futsal con 5 punti.
Vediamo un po', a livello di classifica neri possiamo notare che Zottola si trova a 28 gol, quindi sicuramente è una soddisfazione per il tecnico De Clemente portare un giocatore in vetta alla classifica cannonieri della Serie C. Per il prossimo turno abbiamo Terracina, Anni Nuovi, Ciampino e ancora Minturno con Czezze, quindi sicuramente partite e il big match sicuramente per Città di Minturno, Marino fuori casa contro le Casse Fontane, mi sembra una partita dal risultato già pronto, però chiaramente bisogna giocare queste partite e quindi dimostrare sul campo di essere superiori agli avversari. Parliamo adesso di Serie C femminile, ancora una settimana di pausa per la Vise Fondi, pausa forzata come si suol dire, a quanto pare Casal Torraccia non ha dato la disponibilità del campo di gioco, quindi non si è potuto giocare questo match contro la Vise Fondi, anche all'andata c'è stato questo problema, quindi sicuramente una squadra che ha qualche problema per giocare contro la Vise Fondi, possiamo pensare. La classifica 43 punti per la Football Club Roma, prima in classifica, a seguire SC Coppa d'Oro 38 insieme a Virtus Ciampino 12-80-34, Briciola 31 e via via le altre squadre, e abbiamo la Vise Fondi a 18 punti che comunque ha fatto un salto dopo la vittoria di 15 giorni fa in casa contro la Virtus Ciampino. Per quello che riguarda il prossimo turno, sicuramente insomma una partita che la Vise Fondi deve cercare di far sua, anche se è complicata questa gara contro la Briciola Roma, quindi formazione che all'andata fu battuta dalla Vise Fondi in modo sicuramente spettacolare e quindi 7-6 risultato finale, quindi sicuramente verranno a Fondi per cercare di dare fastidio alla Vise Fondi. Gli altri incontri, Football Club Casal Torraccia, Real Balduino Capitolina, Lazio Calcetto 12-80, Roma Calcio Femminile Montefiascone, la Rosa dei Venti New Torino e Virtus Ciampino contro Rest Roma. Ascoltiamo adesso per finire l'intervista a Ciraiore che ci fa il punto sulla situazione della sua squadra in previsione di questo match casalingo contro il Briciola Roma. Sì, buonasera a tutti. Dopo un periodo negativo per la Vise Fondi femminile, abbiamo lavorato durante la pausa natalizia assemblando un po' la squadra, mettendo insieme un po' di esperienza in più, quindi siamo riusciti ad ottenere un primo risultato positivo alla prima giornata di ritorno proprio contro la capolista Virtus Ciampino. Ora dovremmo riprendere il campionato, purtroppo è l'ennesimo stop forzato da parte della federazione del Casal Torraccia e quindi ci sembra un po' esagerato quello che si combina, però dobbiamo aspettare. A livello di campionato, sei soddisfatto del fine adesso della Vise Fondi, anche se mi sembra che, abbiamo già detto, qualche partita c'è stata qualche sconfitta di troppo, forse legata all'inesperienza della squadra? Sì, l'inesperienza sicuramente, purtroppo c'è un paio di stop che nemmeno noi ci aspettavamo, proprio agli ultimi minuti, la Serie C è anche questa, così come si è vinta qualche partita in casa all'ultimo minuto, purtroppo abbiamo pagato l'inesperienza di perdere qualche gara in casa agli ultimi minuti, e in casa si costruiscono tante vittorie, si costruiscono risultati, ma soprattutto si deve costruire la salvezza. Io mi auguro che già da sabato prossimo riprendiamo la marcia vincente per acquisire quelli che sono i punti matematici alla salvezza. Quanto manca per la salvezza matematica? Almeno mancano 12 punti per la salvezza matematica, come sta oggi il campionato. E ripartiamo dalla serie di maschile, campionato che vede impegnate 14 squadre del Sud Pontino. Da segnalare le vittorie delle prime tre della classe, Vise Fondi, Oltre Range 97 e Atletico Gaeta, che si impongono nei loro rispettivi match contro Palavagnoli Itri 89, Atletico Sperlonga e Spigno, e quindi volano decisamente in testa al campionato. Vise Fondi con 37 punti conserva i 6 punti di vantaggio sull'accoppiata al secondo posto Old Range 97 Fondi Atletico Gaeta, mentre più staccate tutte le altre si è creata una vera e propria spaccatura quindi tra le prime tre della classe e il resto del campionato, a testimonianza del fatto che Vise Fondi, Old Range 97 e Atletico Gaeta hanno molto probabilmente qualcosa di più rispetto alla concorrenza. Nel turno appena trascorso dobbiamo assolutamente segnalare le 6 reti di Sorrentino, il pivot gaetano, che con queste 6 marcature arriva a 38 nella classifica cannonieri e si invola verso il titolo appunto della classifica marcatori. Da segnalare anche la tripletta di Sinapi nella vittoria 3-0 del Tremenzoli contro il Dopolavoro Formia,
vittoria anche per Sporting Terracina sull'Atletico Maranola 7-6, termine di una partita molto tirata, e dell'Olympus Sporting Club corsa Raformia con il punteggio di 4-2, doppiette per Ciufo e Trocchia. Nel prossimo turno si affronteranno le prime sei della classifica, in particolar modo da segnalare il match tra Visfondi e Atletico Gaeta, che si giocherà sabato 1 febbraio alle 20.30 al Palazzetto di Fondi, ma anche l'altro match di cartello, quello tra Olympus Sporting Club e Olderan 97, quarta contro seconda, che potrà dire molto per quanto riguarda le ambizioni della squadra di Giovannoni verso il titolo. In chiave playoff anche molto interessante il match tra San Giovanni Spigno e Sporting Terracina, che si giocherà a Spigno anche in questo match, che vedrò poste le quinte classificate a pari punti con 21. Vediamo chi la spunterà. Vi lasciamo con le interviste raccolte nel post gara dal nostro Felice Pantanella, fatte a Davide Corona, giocatore dell'Atletico Gaeta, e mister Collu del Palavagnoli Itri 89. Ottima partita da parte di tutti quanti, molto motivati sin da subito, avevamo detto di non sottovalutare la partita, soprattutto loro li conoscevano molto bene, visto che all'andata avevano perso sul campo dell'Itri, e adesso ci siamo presi la giusta rivincita. Tu sei venuto qua grazie a Damiano Sorrentini, come ti trovi? Molto bene, molti ragazzi già li conoscevo fuori dal campo, niente, sì, Damiano mi ha convinto a venire qua. E veramente mi trovo bene con i ragazzi, con il gruppo, l'ambiente, tutto bello. Diciamo meritato sì, perché la squadra avversaria ha meritato in tutto il risultato, forse un po' penalizzati per il pesante passivo, però non sono queste le partite che noi dobbiamo vincere, ce la mettiamo tutta ogni volta. Diciamo l'unica scusante che abbiamo è che oggi per la prima volta abbiamo recuperato tutti gli infortunati, ma la condizione fisica era quello che era. Abbiamo incontrato una squadra in salute che lotta per vincere il campionato, poi con i nuovi innesti, vedi Corona, vedi Macone, la squadra è totalmente cambiata, un'altra squadra. Hanno assestato in quell'ora, hanno assestato la squadra, e quindi va come un treno, no? Esatto, viaggiano, giocano, sono tutti giocatori di esperienza, molti di loro sono anche di categoria superiore. Noi non dobbiamo fare altro che continuare quel percorso, quella crescita che ci siamo prefissati l'anno scorso. Quest'anno le cose stanno andando meglio, diciamo, speriamo che il nostro campionato inizia da sabato prossimo, che affronteremo una partita sempre difficile, ma la nostra portata sicuramente. Giudizio globale sull'Atletico Gaeta, mi sembra squadra con questi nuovi arrivi che possa puntare alla vittoria, no? Assolutamente sì, rispetto alla squadra che abbiamo affrontato all'andata è trasformata, questi due giocatori, ripeto, soprattutto Corona di categoria superiore, ha dato, diciamo, la ciliegina sulla torta sulla squadra già ben quadrata e con giocatori di esperienza. Chiudiamo il programma con la pagina della serie D femminile, quindi anche in questo caso abbiamo risultati molto pesanti per formazioni di basso livello. Abbiamo l'Iricalcio 2013 che batte per 12-2 il San Giovanni Spigno, dimostrazione di una superiorità netta tra le due squadre, e ancora il Foro 905 Calcio che batte il Broccostella per 6-3. Non si è giocato il match fra Cervaro e Atletico Gaeta, mentre la Ginnastica sui fondi stata sconfitta in casa per 10-0, quindi sicuramente una differenza abissale fra le formazioni di nostro interesse. La classifica vede l'Idi Calcio 2013 Foro 105 a 39 punti, segue il Torci 37, Aprilia 28, Atletico Rocca Massimo 27, Priverno Lepini 25, Atletico Rocca d'Arci 18, Cervaro 16, Broccostella 15, Atletico Gaeta 12 punti, Atletico Cisterna 10, San Giovanni Spigno 6, Ginnastica Studio Fondi 4 e infine Giulianello con 3 punti. Sicuramente, insomma, una giornata non positivissima per i colori del Basso Lazio. Prossimo turno avremo Atletico Gaeta contro Atletico Rocca d'Arci, Foro 105 Calcio contro Igos Aprilia, e ancora Priverno Lepini e Giulianello, Atletico Rocca Massima, Ginnastica Studio Fondi, Torici San Giovanni Spigno, Atletico Cisterna Cervaro e infine Lidi Calcio 2013 contro Virtus Broccostella Santo Padre. Quindi
Per quello che riguarda Alberto, sicuramente sarà una lotta fra i due contendenti che si rivedranno nel match di ritorno, in quel caso si vedrà la vincente. Per le altre sicuramente un campionato semplicemente da temprarsi per la prossima stagione. Con le panoramiche sulla serie di maschile e serie di femminile si conclude come al solito anche questa puntata di Mondo Futsal Sud Pontino. L'appuntamento è per la settimana prossima, sempre con Carmine Napolitano e Felice Pantanella. Buonasera a tutti.